i vaccini e il loro calo tra la popolazione. Questa è la questione calda ed attuale più che mai, che è stata al centro del convegno che si è tenuto all'ospedale San Donato di Arezzo, nel quale si sono confrontati sul tema i professionisti dell'ASL Toscana Sud-Est. E dobbiamo parlare con l'evidenza dei numeri, dei dati, l'evidenza scientifica. L'evidenza scientifica ci dice che i vaccini hanno a volte eradicato delle malattie che erano falcidianti. Noi medici dobbiamo entrare in campo, dichiarare le cose come stanno, non negare che ci sono degli effetti collaterali, ci sono sì, come in tutto, ma anche gli antibiotici danno gli effetti collaterali. Chi lascerebbe morire un anziano con una polmonite senza dargli gli antibiotici? Insomma, ecco, questo è il punto. Noi dobbiamo fare scienza e non pensare a quello che si dice. Intervenuta anche l'assessora alla sanità della regione toscana Stefania Saccardi, proprio nel giorno in cui ha dichiarato che in Toscana dovrebbero essere assunti solo medici vaccinati. Che l'abbassamento delle coperture vaccinali fa risorgere condizioni preoccupanti per la salute pubblica. Malattie scomparse tornano ad esistere, sono malattie pesanti con conseguenze molto gravi, e noi riteniamo che, essendoci un sistema di prevenzione che è quello dei vaccini, si debba dire in questo caos di voci sul fatto che i vaccini sono nocivi, che fanno male, si debba dire da che parte le istituzioni stanno. Le istituzioni stanno dalla parte della scienza, e quindi l'abbiamo voluto dire con forza anche attraverso una norma di legge che è adesso all'approvazione del Consiglio regionale. In giunta l'ho già approvata, spero che il Consiglio regionale la calendarizzi al più presto. Le audizioni sono già state fatte, quindi mi auguro si faccia rapidamente.